nostri interlocutori nelle aziende sono persone come quelle che state vedendo e che ci pongono spesso domande come quelle che state leggendo. Quindi, come dovrebbe cambiare il ruolo del marketing per supportare le vendite? È chiaro che quando parliamo di marketing all'interno delle aziende, può voler dire o interi team che si occupano di marketing o persone che insieme ad altre cose si trovano anche a portare avanti quello che viene fatto in termini di marketing. Si parla tanto di Industria 4.0, ma per lo sviluppo del mio business queste tecnologie possono essere utili. Questo è un altro dei temi. Parlavamo di trasformazione digitale. Sicuramente tutti questi anni in cui si è parlato tanto di Industria 4.0 si sono concentrati molto sulla parte industriale, quindi sui processi produttivi e quant'altro. In realtà vedremo che il tema della digitalizzazione di tutta una serie di processi ha una grossa valenza anche su quelli che possiamo considerare processi più tipicamente di servizio, che molto spesso hanno molta meno struttura. E oggi parleremo molto di struttura dei processi. Come posso lavorare per lo sviluppo del mio business tenendo conto dei vincoli alla mobilità e l'interazione tra persone? Allora, questo è sicuramente un tema scottante, nato e enfatizzato da questi ultimi mesi. E faremo alcune riflessioni proprio che vanno in questa direzione. Allora, partiamo da qualche ragionamento di massima. Chi ha qualche anno si ricorda Guzzanti quando faceva quello e diceva c'è grossa crisi. Credo che in questo momento partiamo un po' tutti da questo tipo di convincimento e anche di emozione. Ragionando su questo webinar, ci siamo interrogati su cosa vuol dire crisi. Allora, siamo andati fino alla Treccani, che nonostante sia l'emblema in qualche modo dell'analogico, diciamo, però rappresenta sicuramente una fonte primaria quando vogliamo capire i termini che utilizziamo. Allora, crisi è una parola che viene dal greco e che vuol dire scelta, decisione, quindi in sé non ha una connotazione assolutamente negativa. Quindi è il momento di una scelta, di una decisione. Sicuramente siamo da queste parti. Questa crisi che stiamo vivendo ci deve portare, diventa un momento di svolta, un momento di decisione. Da questo punto di vista, nel rapporto tra quello che facciamo in azienda e come ci approcciamo al mercato e il mondo del digitale, dicevo, parleremo molto di digitale oggi, possiamo avere diversi tipi di decisioni, quindi fare scelte diverse, prendere decisioni diverse. Una possibile decisione è quella di interpretare il tutto con una logica da tutto prima o poi tornerà come prima. Quindi ci viene da chiamare questo reazione digitale, vuol dire che siamo passati tutti da considerare il mondo della relazione digitale solo qualcosa che faceva più parte della vita personale, ma nella vita professionale tutto doveva fondarsi su momenti di presenza. Abbiamo avuto improvvisamente, siamo diventati bravissimi a fare, e tutti digitali da un certo punto di vista, a fare web conference, course, webinar e quant'altro. Quindi c'è stata un'impennata, abbiamo scoperto che potevamo provare a fare cose in un modo diverso, ma appena le condizioni torneranno in quella che riconosciamo come normalità, ci abbasseremo, torneremo sostanzialmente più o meno dove eravamo prima nel nostro approccio al digitale. Un pochino più in alto perché abbiamo scoperto che magari non sempre c'è bisogno di prendere l'auto e attraversare una regione per fare un incontro, se è un incontro tecnico in particolare, però riprenderemo le vecchie abitudini. Seconda possibilità, secondo modo di approcciare questo momento di crisi è quello di ritenere che sappiamo esattamente come sarà il futuro. Quindi eravamo in una condizione, dobbiamo arrivare in un'altra condizione, entro il tema della trasformazione digitale. La trasformazione è un qualcosa che passa da uno stato a un altro, da uno stadio a un altro. Quindi vuol dire che prima lavoravamo in un modo, abbiamo molto chiaro come dovremo lavorare dopo, stressiamo l'organizzazione, le persone, i processi nel cambiare, per conquistare una nuova dimensione che avrà un suo andamento lineare. Noi siamo abbastanza convinti che quando parliamo di mondo digitale all'interno del mondo del business, tutto sarà in continua evoluzione, cambiano gli strumenti, cambiano le persone come si relazionano con le altre persone, cambiano le opportunità, i modelli di business. Quindi in realtà non ci sarà una linearità, si andrà avanti a volte anche per strati esperimenti, ma dobbiamo sicuramente entrare in una logica che noi abbiamo chiamato di adattamento digitale, che vuol dire che il punto non è fare un enorme salto in questo momento per cambiare di stadio, ma è quello di cominciare via via a cambiare, tenendo conto di tutte le opportunità che anche il mondo digitale ci può portare. E da questo punto di vista,
Il professor Luciano Floridi è un italiano che dirige a Oxford il Digital Ethics Lab. Lui è un filosofo, ma si occupa di tecnologia e di innovazione. Ha coniato questo termine di on life, dove dice è la dimensione vitale, relazionale, sociale, comunicativa, lavorativa ed economica, dove abbiamo una continua interazione tra la realtà materiale analogica e la realtà virtuale interattiva. Quindi dall'offline si passa all'online per arrivare a un online dove le due cose si mescolano in maniera continuativa, dicevamo prima. La metafora che usa Floridi è quella della società delle mangrovie, dove dice, bene, se tu pensi al mondo delle mangrovie, è acqua dolce, è acqua salata, è terra, è mare, che cos'è? È un ibrido, è un qualcosa in cui che si mescola, funziona molto bene, è un ambiente estremamente efficiente ed efficace, dove vive una natura splendida, ma che ha come caratteristica quello di essere ibridato. Ecco, l'on-life diventa questo ibrido che si sta creando e che tutti stiamo sperimentando. Ripeto, abbiamo cominciato spesso a sperimentarlo prima nella sfera personale che in quella lavorativa. L'accelerazione di questi mesi ci ha portato a capire che anche la vita lavorativa diventerà una società delle mangrovie, in senso buono. E quindi, rispetto a questi punti di vista, è abbastanza chiaro che noi riteniamo che il tema sia quello di portare dentro alle nostre aziende una logica di adattamento digitale che ci permetta di cogliere via via delle opportunità.